Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect. E registrazione 3. Cercare di farla. Vediamo. And you'll pay me. Che è successo un casino. Allora, in questi giorni non sono usciti altri video a parte il vlog, anche perché dopo aver registrato quello mi sono ammalato, dove non potevo stare al PC né niente. A me in realtà mi sta dando noia un attimo, perché i suoni sono un pochino altini, ma così li diminuisco. Vai. The boy wanted to see you, John. Quindi in più anche aggiornare i drive, e OBS ha cominciato a schizzare i problemi 3000 volte, sperando che adesso non faccia più niente di strano. Ora sembra che vada tutto bene e che non faccia che non fa niente di strano. Io quanto devo bestemmiare comunque. I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea, we're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we have is in Blackwater. You fancy heading back there? No. Quindi dobbiamo aspettare un cazzo di treno. Perché ci servono i soldi. È la cosa più bella del mondo, comunque, se ci pensate. Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Who is Leviticus Cornwall? Se pensate, è la cosa più bella del mondo. E in più mi sono pure tagliato la mano. Ora non vedete tanto bene in realtà. Anche perché non lo posso far vedere completamente. Dove mi fa male, perché mi son tagliato veramente per bene. Andiamo indietro, perché se no mi ritrovo sempre i tizi che mi entrano nella videocamera e non è molto bello. We're gonna pick it off after it crosses the border into the Grizzlies. There's a raised spot there that should give us good vantage. Charles, you'll keep lookout for any outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny and Javier, you two take the front cars and deal with any guards. Okay. Arthur and Micah, you head straight in fondo al treno. That's what we're after. Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Great. Have you got a problem with that? Not if you keep your head for once. You worry about yourself, huh? Enough. A parte che questa volta Arthur non ha detto niente, lui ha fatto di tutto per avere, come dire, di metterci lo zampino sopra per farsi odiare. Ok, stavo pensando che era successo il fine mondo. Tutto bloccato un'altra volta. Mentre piango. Però sono sempre gli aggiornamenti, quando vuoi fare una cosa aggiorni e poi per forza devi sempre riavviare tutto. Perché non fanno un aggiornamento e non devi riavviare tutto? Oppure un aggiornamento e non devi stare lì a chiedere il perché si è andato tutto a puttane ogni volta, anche dopo aver riavviato. Siamo tre scappati in casa con un capo e è colui che ucciderà tutti, molto probabilmente.
man on his horse. Just happy we're back at him, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. That goes for all of you. No. Cazzo, si chiamava il tizio che sta dietro di me? Mika? Mika, sì. Evita di entrarmi nella nella camera. Anche tu, Lenny, o Javier, o Charles. Non mi ricorderò mai come si chiameranno. Lo saprete? Lo sapete? Fatto, che cazzo stai facendo? A un certo punto gli sei andato addosso. Calmini! E tu, Arthur, non rallentare a caso. Ecco di nuovo. Is Bill there? Yeah. You want to head down? See how he's getting on? Okay. Whoa! E infatti sempre la situazione verticale, non usatela mai abba. Abbassa le prestazioni del gioco. Oh basta, non voglio più vedere lo show degli FPS. Vai, andiamo, Arthur. Ciao, Bill, come va? Non mi sembra che sia tutto sicuro. Ok, sure. Now just unspool the wire and then attach it to said detonator. Certo, se no come facevo? Lo tiro con tutta la mia forza e ti porto dietro con me, giustamente. Non sono così tanto scemo, comunque. Ok, tieni premuto lei. Ok, questo è buono. Mi pare che lei quelli dopo bene. You head back up to the others. I got it from here. Cioè, ho questa strana sensazione che non basti solamente quello per riuscire a detonare. Sì, certo, vado subito. Tanto finché non passa il treno, non inizi, Levi. Says all fine. We'll soon find out. Everything okay? Okay. Okay, cover your faces. Train should be here. Io cosa faccio? Attivo l'istinto da cacciatore. Perché mi sta sempre crashando. La versione nuova. Good luck. All of you. Allora, comunque io avevo visto che si era buggato la maschera di nostro carissimo Arthur. Sì, perché aspettiamo la prossima versione e vediamo se effettivamente risolvano gli arresti anomali. E io l'avevo detto che non bastava quel cazzo di filo, e poi perché quel cazzo di filo entra dentro alla... You're pathetic. You know that? Sì, è colpa tua, Arthur, è colpa tua. Sappiamo tutti che è colpa tua. Here we go.
Vai! Uno è volato via. E dobbiamo usare Lenny. No, aiutare Lenny. Eccetera. Quasi quasi ti lascio morire, però molto probabilmente fallirà la missione. Perché sei importante per la storia. È morto. Diamo la guardia un attimello. Arthur, who's going? You cover me. Lo so, okay. Che sei una schiappa, Lenny. Paura di tutto, vado io. Ho capito cosa aveva fatto. Let's keep moving. E tu stai zitto un attimo. Che sto cercando. Sembrava di averlo. Infatti, quindi è colpa mia. Vaffanculo, lasciami stare. Che dopo... Tranquillo, Lenny. Fai ciò che tu vuoi. Bellissimo questo cambiamento di inquadratura nel momento esatto che lo butto via. Look out, got more coming off the train. Domani non mangi. Avere un esercito che non sa fare il proprio lavoro è come non averlo, eh. Oh, madonna. Muori. Sì, ma tranquillo, sono arrivati i nostri amici, calmo. Calmo. Vabbè, a sto punto prendo la biga di fuga o qualcosa. Aspetta, intanto non si saranno niente. Listen to me. No. We don't want to kill any of you. Any more of you. I give you my word, but trust me. Vedo che dopo devo trovare un cappellino. Come on, boys. Okay, d'accordo. Okay. You asked for. Vabbè, bella. È molto divertente, fidati.
Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little! That's enough! Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Ok. Non male. Now, don't matter too much to us, but you boys in there might want to take a step back. Seems good enough. Now light the fuse. Here we go. E intanto si anche si fumiamo una bella pipa. Unless you got a death wish, I'd step back, fellas. Come on. Come on. We don't want to kill you. We just want to rob your boss. Get on up there. Abbiamo paura di sparare, eh. Non ci importa se qualcuno si sente. Calmini, ma mi fate entrare almeno. Look at this place. It's like a palace. Well, now I've seen everything. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh yes. Should be easy as cake. Easy peasy. Tanto mi prendo tutto. Me and Arthur did all the work. Anche la lettera. Kid did good. Didn't see you rushing to jump on that train. He's keen. I'll give you that. Caro Mr. Coron, abbiamo ancora da vedere il pagamento di $2,000 per la fase iniziale dell'esplorazione nella riserva indiana di Wapiti. Nell'ambarino come contravvenuto, nel contratto sigillato da Conward Kerosene e Tar e Ledal Oil Development Company in data 9 novembre 1998. Al ricevimento dei fondi procederemo con le fasi 2 e 3 del progetto e le forniremo un rapporto dettagliato delle nostre scoperte entro la fine del mese. Distinti saluti, James Core. Cos'hai della contabilità? Metti via. Tanto l'abbiamo rubata. Perché dubito che gli servirà qualcosa. In più abbiamo anche un bellissimo orologio da taschina e un'altra lettera. Grazie per la telegramma e il suo rinnovato interesse nella società mineraria Jameson. Purtroppo le notizie sono giunte su una cattiva gestione e difficoltà finanziarie. Da miniera Ancesburg sono fasulle, le consiglio di verificare le sue fonti. Il settore del carbone è molto diverso da quello petrolifero. Resto decisamente aperto all'idea di un incontro di affari con il comando per scambiare idee e istruirsi reciprocamente sulle rispettive aree di competenza societaria. Sarei inoltre lieto di ospitarla ad Asburg e offrire una visita personale della miniera, delle tue strutture e mi auguro di ricevere la sua corrispondenza. Ma porco il Giuda, mi lasciate leggere un po' per capire che cazzo stavo facendo con questo dannato treno. È importante. Ah, perché qua adesso mette questa si apre. Che non c'è niente. Perché il sì, non posso portare altri sigari con me. Dai, apelo subito. Delle obbligazioni che aspetta. Prendi. Eh no, questi vanno a me. Il bel sì, caro. Are you done in there? Ah, ok. D'accordo. Dai, un filtro in più. Bonds. They worth anything?
Oh, sure. Certo che valgono. Anzi, valgono un sacco. Well done. Now would you get rid of all of this? The train? Yeah, get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us, okay? See you back at camp. Allora, che cosa faremo? Non sono una persona buona quest'oggi, quindi no, mi dispiace, non vi lascerò vivere. Okay, get on the train, quick. Tutti. Any bright ideas, I kill all three. So behave. Come on. Vai. Vai. Frega un cazzo. Siete finiti nella mia cerchia, che ho voglia di uccidere, perché tutto mi è andato male. Quindi l'unica cosa che ho è uccidervi. Ne approfitto anche di prendere un po' di roba. Eccoci al vagone. Adios, imbecilli. Ci vediamo dall'altra parte, guarda. Punto un cazzo di materiale. Vai. E bravo il mio Arthur con il nuovo cappello. Visto che io and we just robbed the Leviticus train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? È difficile. I told you we should set. Non posso fare quasi praticamente niente con questo cazzo di dito. È bello che io sono ambidestro, quindi mi capita molte volte a fare più roba con la sinistra. Oppure con la destra. Ultimamente mi capita più con la sinistra. Però cazzo. Pam 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 pam. Bellina la canzoncina comunque. Fate il sarà ovviamente piena di copyright comunque. Viaggio verso nuova casa. Per essere. Vabbè. Yes, boss. Durato poco. Ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me with the boy? Just go. Vai e non farlo. You can buy me a whiskey. E non rompere il cazzo. Viaggio verso una nuova casa. Per rapinare tutti quanti. Quanto dura sta cazzo di canzone? Quanto? Ok. Dura un sacco. È mangia rotto i coglioni. Sì, però cazzo. Ok, let's take a look. You all right back there? Does everything look all right? Well, what's going on? Ah, I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can. Più che rotta è caduta, non rota comunque. All
Lo leviamo. Peccato che è tutto pigia. Ste robe qua. Quando hai un martello usi qualcosa di più forte. You ain't so useless after all. Not quite. Ah vabbè, questo qua serve per stringere bulloni. What do you think? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Belle poveri bastardi. In effetti, sono stati fottuti malamente da tutti quanti e non hanno più un posto dove vivere in santa pace. Not too far now. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left inland. Come on. Basta. Yes. Non posso cambiare la bus, il radar. Non posso cambiare il radar. Un attimo. Che cambio. And alt più control. Lo accetti? No. Sì, lo accetta. Tanto non ci sa niente un altro più contro. The Heartlands. Men too. Good farming and grazing country. They lost it all. Come on! Pick up the pace! Stolen clean away from them it was, every blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. Potrei giocare con la bussola, sapete? Tanto abbiamo una mappa qui. Cioè, possiamo sempre usare la mappa. Forse pigio di nuovo alto o normale, stealth e no. Che posso anche scegliere no. Il no non mi piace perché poi mi perdo ogni volta. La bussola è una buona via di mezzo. Comunque. Don't blame it on me. Never forget. This here's a con man, Charles. Cioè, indica letteralmente per cosa seguire come se fosse sempre il nord. Nel caso che avessimo messo una roba. So, what happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did, but when we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. Poverino, ma non sei l'unico. A couple years later, some soldiers captured my mother. Took her somewhere. Volevo un pochino di tramezzino. He was a very sad man. The drink had a mean hold on him. Around 13. I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. Wait, I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? Yeah, it's a long story. È vero che mi sono perso a leggere. Sei accaldato. E capire dove era messo. In search of fortune and repose in virgin forests as we plan? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Valentine. Cowboys, outlaws, working girls. Our kind of place. E motorenti saremmo noi i fuorilegge. Pinkertons? Let's hope not. And this place we're going. Wait, what's it called again?
Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low. It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him, but we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. Che cazzo sta facendo? Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Oh, okay, thank you. Yeah. Ovviamente non lo farò mai nella vita perché avrò sempre roba che prenderò dalle genti. E molto probabilmente mi perderò sempre le piante. Me le perderò sempre. Anche se quando andiamo a cacciare potremmo trovare alcune. Proviamo a non cacciare così tanto da far dire ad Arthur che è una cattiva persona comunque. Poi manco vanno veloci, capirai. Però meglio forse che qui non mi metto a andare troppo veloce. Sto cazzo. Eccoli. Sono in basso, quindi è ancora più difficile per me da capire quando sto morendo di fame o meno. You weren't wrong, Hosea. This place is perfect. I hope so. Gentlemen, we have survived. For now. Now it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were on to something big. Then Micah got you all excited about that ferry and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck. East of the Grizzlies and out of money. And a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look speriamo che vada tutto you bene. Perché finché voi siete ricercati, avete sempre un gentlemen problema. I'm going to head into the local town and, you know, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather around. Quickly now. I know that things have been tough. Dash è il capo, poi sarò io a dover gestire tutto. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn no, their era stato benissimo l'occhiataccia. There's a town, little way down the track, name of Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice.
Now be sensible out there. È colui che darà tutto, starò, sarà il medesimo Arthur, perché si sa, gli altri non danno niente se non roba di nulla comunque. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. Bravo Arthur. Becca, sei l'ultima sigaretta della vita. No, non è l'ultima, molto probabilmente sarà la... L'ultima sarà la 55esima mira. Perché avremo solamente sigarette, perché ci daranno solo sigarette i nostri cazzo di nemici quando li frugheremo per capire che cosa hanno, quando spereremo di trovare la vista. No, ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier. Speriamo, Arthur, speriamo. Siamo in un mondo dove il passato ti seguirà per sempre. Quite a day. A livelli accettabili. Giustamente. Perché mi scorderò molto probabilmente. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Bene. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Giustamente. Abbiamo una macchina fotografica. Giusto, non avendo la mappa e avendo solamente la bussa, io non capisco dove cazzo. Eccolo, con... Allora, sono già 24. Sa che c'è? Diamo degli oggetti, perché abbiamo preso un po' di oggettini. E anche molto costosi. Quanti gli ho dato, scusa? $36. Contribuire. Gli ho dato gli oggetti. Ancora non c'è il libretto dei potenziamenti. Vabbè. Comunque, a parte i ricoglionimenti miei, per questo episodio è tutto, ragazzuoli, e ci vediamo al prossimo video.